Everybody, buongiorno amici di Sesto Network. Sono le 10:30 precisi, puntuale, come puntuale sempre il nostro Elios. Inizia così Biblioboom, il Biblioboom di un giovedì pazzesco, vero Elios? Buongiorno a tutti, ciao Francesco. Siamo alla 18ª puntata di Biblioboom, Everybody Needs Somebody. Oggi puntatone, oggi andiamo in giro per il mondo. Hai un po' di sete, voglia di farti un aperitivino? Assolutamente. Infatti oggi sono proprio, ho organizzato la mattina suggestionata da questa cosa. Sto pensando a un sacco di cose, ma soprattutto a cose chiedere in giro per l'Europa, come si fa l'aperitivo. Naturalmente noi lo contempliamo con quella che può essere la letteratura, perciò noi oggi faremo degli aperitivi letterari in giro per l'Europa. Eh sì, oggi proviamo questo ulteriore esperimento, uno dei tanti che abbiamo provato in queste 18ª puntate. Proveremo a collegare dei libri a degli aperitivi, a dei luoghi, e vediamo un po' che cosa verrà fuori. E il tuo aperitivo memorabile, quello che proprio ti ricordi, che nel posto più bello che ti viene in mente? Allora, meraviglioso è stato nell'isola di Santorini. Eravamo su una mega terrazza dove ci si affacciava e si vedeva il mare, e si vedeva soprattutto questi colori del tramonto pazzesco, ed è lì e non potrò mai dimenticarmelo. È un casino, sì, tanta gente, facile. Troppa gente. Avrei voluto essere un po' più da solo se fosse stato possibile, però devo dire che è stato memorabile, perché lì la natura ha suggestionato il momento. Lì potevo anche solo correre come un pazzo, però era il momento migliore, il momento più bello. E tu invece, il tuo di aperitivo? Ma sicuramente, vabbè, anche a me prima era venuto in mente Santorini. Anch'io ci sono stato e ci sono degli scorci appunto su questo golfo, che è fantastico. Aperitivi in posti veramente belli, anch'io li collego alla Grecia. Potrei pensare tanti posti, non ce n'è uno in particolare, ma tantissimi baracchini sulle spiagge greche, sicuramente con olive, feta e pomodori stuzzichini greci. Un altro aperitivo che non potrò mai dimenticare, che è legato anche un po' all'aspetto orografico, all'aspetto della collina, all'aspetto del mare, insomma della situazione territoriale, però ero con un mio carissimo amico. Questo aperitivo era alle Castella, isola di Caporizzuto, dove questa terrazza s'affacciava su questo castello che è in mezzo al mare. Proprio c'è il pezzettino di castello, c'è questo piccolo golfo, però questo qua mi viene più in mente se lo lego alla persona con cui ho fatto l'aperitivo. Però sempre bello, anche questo qua non dispiace. E poi, il bello appunto di fare gli aperitivi è che non è che li fai da soli, li colleghi sempre a qualcuno, a qualche episodio, a qualche cosa. Più delle volte sicuramente a delle persone. Perché l'aperitivo fatto da solo, secondo me, nessuno va a fare l'aperitivo da solo, cioè nel senso non so come funziona, però l'aperitivo è quel momento in cui tu scambi due parole, dici due cose insieme, racconti, è un po' una sorta di appuntamento, è un po' come il caffè del mattino al bar, incroci sempre le stesse persone. Personalmente ne faccio pochi, non ne faccio tantissimi, ma quando li faccio sono organizzati, nel senso che io esco da casa sapendo di andare a fare l'aperitivo con. Sì, anch'io. Non è che adesso stiamo parlando di aperitivi, ma non è che ne faccia chissà quanti, che però poi dopo ci spiegherà Antonella, che è proprio un'usanza molto nostra, molto italiana. In tanti altri posti in giro per l'Europa non c'è questa usanza di darsi appuntamento per fare l'aperitivo. Però non dico niente, poi ci racconterà Antonella
che viva Londra, come funziona lì da loro. Elio, so già scaturito in me anche questa, come dire, questo ricordo. E ricordo questo bellissimo, il mio primo apericena è stato su questo meraviglioso lungomare di Reggio Calabria, che è una città fantastica. Degli alberi, sono delle magnolie che sono forse secolari, sono immense, grandissime. E anche lì lo scorcio era l'Etna, il vulcano, la Sicilia. E questo stretto che era pazzesco, veramente meraviglioso. Bello, e comunque sono sempre posti di mare, stiamo parlando, perché anche a me ne viene in mente un altro, per esempio parlando di usanze, noi abbiamo il momento dell'aperitivo che può essere alle 6 di sera, alle 7, alle 8, ci si trova e si fa l'aperitivo, per esempio tornando in Grecia lì è d'estate perennemente l'aperitivo, si trovano alle 3 e cominciano a tirar fuori le noccioline, le olive, e poi tirano, cioè non mangiano neanche, tirano la nottata con 10 kg di noccioline e uggio. Meraviglia, meraviglia. Bene, allora, siccome stamattina mi sa che siamo sul pezzissimo, non sul pezzo, allora io manderei il primo brano, Elios, e poi partiamo perché iniziamo con la nostra Erika, che è lì che freme, perché oggi ci racconta, abbiamo il collegamento in diretta dalla biblioteca, perciò primo brano e poi chissà anche perché ci deve raccontare un po' di ieri, la giornata del suo compleanno. Assolutamente. Eccoci rientrati, Biblio Boom, siamo in onda con la nostra Erika oggi dalla biblioteca centrale, vediamo un po' se ci sente. Ciao Erika. Mi sa di no. La teniamo, abbiamo il collegamento aperto, lo teniamo perché sappiamo quanto è in questo periodo complicato lavorare, ma soprattutto quanto è bello rientrare e quanto è faticoso, vero Erika? Ciao, mi sentite? Oh, che bello, ciao Erika! Ciao! Allora, hai festeggiato il tuo compleanno? Allora, prima della biblioteca facciamo delle domande personali ad una collega, ma soprattutto ad un'amica. Come è andato il compleanno ieri? È andato molto bene, ho ricevuto un bellissimo regalo. L'abbiamo visto, non dirlo, perché nel sogno mio è di Elios, te lo vogliamo dire. È il sogno di tutti gli uomini, una cassetta di attrezzi fantastica. La parola più felice al mondo. Che bella. Basta, felice, molto felice. Allora, quanti anni hai compiuto? 21. 26. Beata te. Allora, Erika, tu oggi sei in collegamento con noi dalla biblioteca. Le prime sensazioni di un rientro dopo un periodo così? Pazzesche, ragazzi, cioè veramente una cosa stranissima entrare in biblioteca con guanti, mascherine, protezioni, cose. Però ci siamo organizzati, volevo ricordare che tra l'altro siamo gli unici che hanno riaperto. Brava. Nella zona del nord-ovest di Milano, e insomma siamo molto felici, siamo pronti. Vi ricordo che per venire in biblioteca dovete fare la prenotazione online dei vostri libri, quando ricevete l'email che il libro è pronto al prestito ci date un colpo di telefono, prendiamo appuntamento. Si prendono fasce orarie in mezz'ora, quindi ragazzi siamo prontissimi, siamo super efficaci, quindi venite. Ma la gente come si sta comportando, Erika? La gente come si sta comportando? Molto bene, rispettano l'orario, mascherina, guanti, disinfezione delle mani. Non avevamo dubbi. Bello, bello. Erika, e invece per quanto riguarda le prenotazioni, ci puoi raccontare? Cioè io posso chiamare e chiedere, ciao, mi servirebbe il libro che ho visto che è nella vostra biblioteca, perciò poi tu mi dai un appuntamento, cosa accade? Allora, succede questo, che voi potete
è più facile se chi sa utilizzare internet e il nostro catalogo online fa la prenotazione dal catalogo online su Web Opac del CSBNO. Faccio la prenotazione da lì, e che è molto più semplice per noi. Se si ha difficoltà nell'utilizzo di internet, ci fate un colpo di telefono, ci dice il titolo del libro che volete, o comunque quello che volete, se è un gioco, un DVD, quel che sia, lo ricerchiamo, facciamo la prenotazione. Se lo abbiamo direttamente qui noi, lo prendiamo noi, e quando ricevete l'email ci contattate comunque per prendere l'appuntamento. E se invece lo fate tramite Web Offer, quindi da internet, aspettate sempre l'email che vi dica che il libro o comunque quello che avete prenotato è arrivato in sesto centrale, e tirate un colpo di telefono e noi vi diamo l'appuntamento. Erika, e invece, okay, invece, ma in questo periodo che ricomincia un po' di cose, ci stiamo un po' stiamo rallentando sulle attività con Facebook? È una domanda. No, ovviamente no. È sempre tutto, Elios, provocazione. Guarda come sei inalberata. Oh, no, scherzavo. Tutto, assolutamente. Il telefono che sta tremando. Come sempre, cercate sulla pagina Facebook, Biblioteca Sesto Centrale. Mettete il mi piace, Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni. Vedete, mi piace, seguiteci. Oggi è giovedì, sesso in scatti, super fotografia in bianco e nero che condividiamo con la cultura. Quindi guardate la nostra pagina, bella bella. E invece domani? Ma, domani a che puntata siamo arrivati con la storia dei fari? Domani, fantastica. Anche quella io ovviamente sono avanti, ho già visto, siamo alla terza puntata di Lumare di Fari alle ore 17, mi raccomando bimbi tutti puntualissimi alle 17 sui divani, merendina sulle gambe, e guardiamoci la nostra storiella perché spacca di brutto. Bravi. Ho visto, ho provato a vedere, è veramente, nel senso che adesso sembra una cosa strana, ma abbiamo superato le 1000 visualizzazioni, vuol dire che sta piacendo veramente questa cosa qua. Sì, esatto. Poi Erika, l'ultima cosa, e ti molliamo perché ti vedo con un piede che corre verso la tua postazione in biblioteca. Però ti volevo chiedere, ma ho spulciato Maggio dei Libri, il sito ufficiale, e ho visto che Sesto San Giovanni c'è. Cos'è accaduto? Cosa stiamo facendo? C'è anche Sesto San Giovanni su Maggio dei Libri, potete controllare sul sito ufficiale. Noi stiamo organizzando dei piccoli eventi web, quindi comunque tramite la nostra pagina Facebook. Quindi abbiamo appena messo, da qualche giorno, la storia che ha fatto Francesco su il pifferaio e le automobili. Ma abbiamo intenzione di caricare anche altro materiale, stiamo preparando, stiamo lavorando. Bravissima Erika, sempre sul pezzo. La cosa che oggi ci dispiace sia a me che ad Elios, avendo tu fatto il compleanno, che non potevi uscire con una canzone migliore, perché oggi veramente ci stai quasi offendendo con il brano che c'hai, che hai. Elios, annuncialo tu, perché veramente pensavamo di contare qualcosa per te, Erika, e però invece a quanto pare va bene, niente, ti vogliamo bene, lo stesso. Allora, Erika ha scelto di Alex Britti Immaturi, dedicandolo proprio a noi due. Vabbè, brava, dai. Esatto, allora, Erika, domani non siamo in diretta perché va una replica, perciò ci aggiorniamo a martedì, e grazie per la tua mega disponibilità e soprattutto per il lavoro che fai sulla nostra pagina Facebook, che grazie, è fantastico. A voi, per me è sempre un piacere. È bello. Ciao Erika! Buon lavoro, saluto a tutti. Ciao, grazie.
Bella canzone che ha scelto la nostra amica Erika. Devo essere sincero, non la conoscevo questa qua di Alex Britti, ne conoscevo altre, però bravo, è proprio bravo Alex Britti, è un grandissimo chitarrista, uno dei più bravi che abbiamo in circolazione. Allora, ti devo raccontare questo episodio. Autogrill, da Bologna a Milano, tornavo da Bologna, ero con un mio amico e ci fermiamo perché il traffico è intenso, cioè quasi fermi, ci fermiamo in un autogrill e andiamo lì per mangiare. Siccome l'autogrill era zeppo pieno di persone, a fianco a noi Alex Britti, abbiamo pranzato insieme. È stato meraviglioso perché è come se ci conoscessimo, se ci conoscevamo da una vita. Era lì, ci siamo raccontati, ho fatto la chiamata, ho fatto parlare l'Antonella, che è uno dei suoi cantanti preferiti. Però lui disponibile, tranquillo, parlava con dei suoi amici, diceva che era con noi che eravamo suoi. Insomma, bellissimo, perciò concordo. Che poi non è neanche così, cioè, passami il termine, impossibile incontrarlo in autogrill, perché lui gira tantissimo per concerti, per iniziative, ma ha una paura stratosferica dell'aereo, quindi se le fa tutte in macchina. Lui non so quanti anni è che non prende l'aereo, ma proprio da star male. E quindi qualsiasi spostamento in giro per l'Italia o in giro per l'Europa, lui se lo fa in mano. Elios, via. Dimmi. Pazzesca, questa cosa qua sì, capita a tantissimi. Però se non ti avvali dell'aereo, devi per forza sprecare tempo, diciamo, con la macchina o gli altri mezzi. No, devo farti i complimenti. Perché? Perché hai scelto per il tuo aperitivo un libro meraviglioso. Oh. Allora, non so se tu l'hai letto, se non l'hai letto, fratello. Ah, l'hai letto, quindi sai di che cosa sto parlando. Un libro abbastanza leggero, in questo periodo ci vuole anche un qualche cosa di spensierato. Leggo due righe, visto che l'hai letto anche tu, di abbinarci un aperitivo. Allora, il libro è Chi manda le onde, di Fabio Genovesi. Ci sono onde che arrivano e travolgono per sempre la superficie calma della vita. Succede a Luna, bimba albina, dagli ere ha bisogno dell'immaginazione. Eppure ogni giorno sfida il sole della Versilia cercando le mille cose straordinarie che il mare porta a riva per lei. Succede a suo fratello Luca, che solca le onde con il surf, rubando il cuore alle ragazze del paese. Succede a Serena, la loro mamma stupenda, che li ha cresciuti da sola perché la vita le ha insegnato che non è fatta per l'amore. E quando questo tsunami del destino li manda alla deriva, intorno a loro si raccolgono altri naufraghi, strambi e spersi insieme, pieni di vita. Eccolo Sandro, che ha 40 anni ma vive ancora con i suoi, e insieme a Mario e Rambo vive di espedienti, improvvisandosi supplente al liceo, cercando tesori in spiaggia col metal detector, raccogliendo funghi e pinoli da vendere a ristoranti del centro. E poi c'è Zot, bimbo misterioso arrivato da Chernobyl, con la sua fisarmonica stonata, che parla con Ferro, astioso bagnino in pensione, sempre di guardia per respingere l'attacco dei miliardari russi che vogliono comprarsi la Versilia. Luna, Luca, Serena, Sandro e Ferro e Zot. Da un lato il mare a perdita d'occhio, dall'altro il profilo aguzzo e boscoso delle Alpi Apuane. Che meraviglia, che meraviglia. Premio Strega 2015, bravo, premio Strega Giovani 2015, sì, è un libro avvincente, meraviglioso, dove emergono, come dire, le differenze. Le differenze, sì, le differenze, i sogni di tutti i protagonisti. Poi secondo me in questo libro ci sono dei personaggi che sono alcuni dei personaggi meglio riusciti che ho mai trovato in un libro. C'è Ferro, questo anziano bagnino che ogni volta che apre bocca, passami il termine, nel libro non puoi fare a meno di non ridere. O anche Zot, questo bambino di Chernobyl che con la sua fisarmonica fa impazzire tutti. Veramente, veramente un bel libro, per alcuni versi anche malinconico. Ci sono alcune storie di Serena, no, belle, del protagonista, che
quelle brutte, brutte storie, ma belle nel senso di legata al sentimento. Noi ricordiamo che Luna è una la protagonista, si chiama Luna, che è una bambina albina. Gli albini sono, cioè non riescono, non dovrebbero stare sotto il sole, perché il sole per loro è un nemico pazzesco. Però lei sfida il sole ogni volta che si affaccia con lo sguardo in quella spiaggia e cercando di raccogliere dei tesori. Perciò lì dietro c'è un romanticismo che secondo me è fenomenale, Elios. Sì, questa bimba che non si arrende, in questo caso alla sua, al fatto che, che è albina, ma giorno dopo giorno lei deve andare a vedere che cosa le regala al mare, anche perché poi c'è questo, anche perché poi c'è questo filo diretto con il fratello che fa surf, però poi se no dico troppo. No, non raccontiamo, perché poi il finale è, secondo me, meraviglioso. Come definirlo, sicuramente per ragazzi lo consigliamo da 14 anni in su, 15 anni in su. Cosa ne pensi? È per tutte le età, sì. Direi che l'hanno letto, io so persone più giovani che l'hanno letto, l'ho letto io, l'ha letto mio padre, è piaciuto veramente a tanti. Poi questa è una zona che conosco abbastanza, ci andavo da ragazzino con i nonni a fare le... Lì c'è un po' di tutto, c'è Forte dei Marmi, che è un posto meraviglioso, da poi c'è la Lunigiana, ci sono... E quindi, Fra, tu che aperitivo faresti con questi protagonisti? Io un'idea ce l'ho. Anch'io ce l'ho, però io adesso magari faccio una gran figuraccia, perché per me l'aperitivo è una cosa seria, nel senso che io l'aperitivo l'ho assolutamente, lo intendo con una bevanda che non sempre deve essere alcolica. Perciò io i miei aperitivi li consumo con un meraviglioso estratto di mirtilli. E questo lo so, fa ridere, lo so, però mi dà è quel pasteggiare che non si fa, cioè nel senso, è con questo meraviglioso succo che io riesco veramente a trovare la natura, a sentire i sapori, a pensare. E io, lo dico, sono, come dire, monotematico, sono basico, si può dire, però l'aperitivo per me è l'estratto di mirtillo con delle patatine. E io il succo di mirtillo, anche quando lo prendo a casa, non lo bevo durante la giornata, cioè non esiste al mattino, pomeriggio. No, non è un succo di frutta, per me è da bere al bar, deve essere di una certa marca, e questo bar dove vado ce l'ha, ed è il quello giusto. Elio, ti viene da ridere? Non la sapevo questa cosa, che il succo di mirtillo solo di quella marca, ma dimmi te cosa mi tocca sentire. Lo so, però ti avevo anticipato, che è una cosa strana, infatti. No, io invece, se devo pensare un aperitivo legato a questo libro, sicuramente, come dicevo prima, pensando alla zona, non ce lo vedo verso Forte dei Marmi, ma più su un baracchino improvvisato sulla spiaggia, una cosa assolutamente non preparata ma un po' improvvisata, dove magari i protagonisti possono spendere poco, e quindi una birra, immagino che si bevono una birretta, sì, loro sì, i protagonisti di questo libro me li immagino così, con due patatine, due noccioline, senza troppe pretese. 18enni e con la birra. Ma sì. Ok. Perfetto, allora Elios, fantastico, secondo me, poi al di là, perché te la devo dire, quest'altra cosa, che c'ho un sogno che mi ha scaturito questo libro, è quella meravigliosa immagine della copertina dove...
dove riporta a quei meravigliosi anni 70 il furgoncino della Volkswagen, quello lì che nei miei sogni prima o poi, quando farò qualche quattrino, farà parte del mio parco macchine, cioè la bici, il furgoncino e la motocicletta. Quel furgoncino lì è il sogno di tanti. Anch'io ci ho pensato, ero dietro a informarmi con un mio amico da ragazzo per vedere cosa potesse costare, e compriamocelo assieme quando faremo due soldi. Io ci sto. Questo qua è una Diana due cavalli, cioè questi sono i due miei sogni da avere lì, senza pagare il bollo, perché capito, sono da come dire, quelle d'epoca, quelle robe lì, però sia il Volkswagen che la due cavalli. Vabbè, se io avessi un furgoncino così, va a finire che non mi vede più nessuno, poi sparisco dalla circolazione che per chissà quanto. È bellissimo. Sì, meglio di no, va. Perciò lo consigliamo, perché è premio Strega, perché è sensibile, perché è un libro che ha dei personaggi fantastici, perché si sfida la morte con le cose belle della vita, perché Albina, Luna è una ragazza albina ma vuole vivere come gli altri, e perché sulla copertina c'è questo meraviglioso furgoncino della vero, secondo me è la ciliegina sulla torta. No, è vero, la copertina, se la pensi in un determinato modo, è stato un tuo sogno il furgoncino così, ti cattura. Almeno il libro lo giri per vedere di che cosa parla. Poi magari lo leggi, magari no, però un occhio sulla copertina ti cade per forza. Quindi, e poi comunque, una volta guardata la copertina, noi vi consigliamo anche di aprire e cominciare a leggerlo. Tanto vi diamo al massimo 2 settimane, poi l'avete finito sicuro. Sì, allora ragazzi, prossimo brano, complimenti Elios, libro fantastico. La rumba di Barcellona. Eccoci rientrati. Qua sto vedendo Francesco che è entrato nello spirito proprio della trasmissione, aperitivi in giro per il mondo, lui si sta preparando con un po' di noccioline, un po' di mandorle, un po' di pistacchi, bravo. No, bravo, sono bravo. Le mie 5 mandorle che mangio a metà mattinata. Sto iniziando a diventare bravo, nel senso che inizio a prendere dei ritmi che non so come andrà a finire sta cosa qua. Sì, ma quando uno comincia a mangiare 5 mandorle a metà mattinaia, c'è qualcosa che non mi torna. Tu dici che stiamo lavorando per gli antiradicali liberi? Perché magari l'età inizia a darti i primi segni di cedimento? Perché quando leggi un libro salti delle parole, oppure leggi in maniera strana e tu non hai voglia di prendere gli occhiali? E allora sì, 5 mandorle ti iniziano a dare un contributo. Fino a qualche anno fa ti saresti tagliato una fetta di salame alle 11 di mattina, non 5 mandorle. E hai ragione anche tu. Bene, Sesto Network 11.06, stamattina meraviglioso, perché veramente la storia dell'aperitivo letterario è fantastico. Questo aperitivo adesso sta funzionando. Questo aperitivo ci porta a Lisbona con la nostra mitica Barbara. Ciao Barbara! Buongiorno a tutti! Buongiorno! Sentire questa bella musichetta? Sentiamo. Abbiamo cambiato un po' rispetto, andiamo sulla chitarra portoghese. Oh, che bello! Buongiorno a tutti! Ciao, allora, ciao Barbara! Buon dias! Che bello, io ci provo al mattino a ricordarmi come salutarti in portoghese, però poi veramente, parlavamo degli antiradicali liberi legati al corpo, ma c'è anche una questione di testa che inizia a lasciarci. Quello c'è. Oltretutto, guarda, vi stavo ascoltando prima e mi è ricordato, Versilia, quel libro poi ti ho consigliato, Versilia, ma c'è il famoso Lemon Bar, c'è un chioschetto proprio lì a Tonfa, no? Che poi sarà anche tutto sul lungomare, ci sono altri,
proprio le attorno a un coschetto a forma di limone, dove ci sono molti belli aperitivi a base di frutta, pure quello di mirtillo come voleva Francesco, capito? Ti fa tutte queste premiature particolari, quello che vuoi, ci aggiungi tutti i vari aromi, e, capito? Ah. Quindi aperitivi ce ne sono e come in Versilia. Ci toccherà andare, vabbè, sì, la Versilia comunque... per noi è vicina. Barbara, io però volevo iniziare con la domanda che su cui andiamo a parlare del nostro aperitivo. Ecco, ma qual è stato? Come Dio comanda. Sì, assolutamente. Però quello chiudendo gli occhi, pensa al tuo aperitivo, quello che ti ha lasciato il segno. E dove è accaduto? Il posto, ma allora, soprattutto anche il drink che hai. Allora, andiamo per fasi. Allora, facciamo così. Lasciate il segno, senza dubbio, l'aperitivo è la compagnia con cui godevi dell'aperitivo, è quello che lascia il segno. E se poi lo vogliamo anche abbinare ad un posto bello, allora, qui a Lisbona, una bellissima esperienza avuta ultimamente, 2 anni a questa parte, dove ho avuto un'esperienza nuova legata al teatro e tutto, e ti porto, caro Elio, io so che tu apri, vai già a googolare, ti porto nella LX Factory, metti, scrivi esattamente, cerca Rio Maraviglia, il rooftop, quindi sono su una terrazza panoramica, Rio Maraviglia, scritto Maraviglia, LH, Rio Maraviglia, è un bar nel rooftop. Ci sono. E allora guarda cosa stai vedendo, sicuramente immagini bellissime dall'alto di questo bar. Allora, con una statua di una donna gigantesca, tutta colorata. Ma vedo qui il Tago, vedi il ponte 25 d'aprile, vedi poi l'oceano, adesso non so su quali immagini stai basando. Comunque, è un bellissimo posto. E allora, a Lisbona ci sono rooftop, quindi queste terrazze panoramiche, la maggior parte, le migliori sono sempre in hotel, però ci sono anche posti particolari come ad esempio questa LX Factory, Lisbona Factory. Che cos'è questa? È un'antica azienda tipografica che è stata sottratta a quella che era la circolazione edilizia ed è stata riconvertita in uno spazio creativo, lo chiamano quel distretto creativo, culturale e gastronomico. Cioè entri in questo grande cancello che ti dà il benvenuto, con scritto El Shish Factory, come si dice, e tu entri in questa città in cui trovi di tutto e di più, specialmente per questi famosi incontri, per questi aperitivi, per mangiarsi qualcosa, per stuzzicare, per leggere. Figurati che a gennaio ha aperto all'interno di una libreria che già c'è là, che si chiama L'Air de Vagar, leggere ad agio, ha aperto un bar che si chiama Beber de Vagar, bere ad agio. È all'aperto al piano inferiore, se metti Beber de Vagar trovi anche questo, Elio. E al piano inferiore di questa libreria praticamente hai un bancone lunghissimo, gli aperitivi lì sono più a base di, cioè praticamente bevi birra, ma bevi birra tradizionale, cioè fatta proprio dagli stessi proprietari. E ci sono 10 tipologie di birra a tua disposizione che poi puoi, e lì è, puoi degustare con di tutto e di più. E qui andiamo ben oltre le noccioline, i pistacchi e queste cose qua, perché lì ci fai... Esatto, andiamo ben oltre. Perché lì allora, oltre naturalmente a cominciare con le nostre belle crocchette di baccalà, di cui abbiamo già parlato, ti danno la possibilità, e questo anche nel Rio Maior, che abbiamo visto, nel Rio Maraviglia, che ho detto prima, ti portano tanti piattini che tu sei lì e non sai più da che parte cominciare, cominci con questi stuzzi cadenti a cercare di capire da che parte, non sai se usare le mani, non sai se usare la forchetta, ti portano di tutto. Ad esempio abbiamo del prosciutto crudo dell'Alentejo, buonissimo, molto, cioè, con fettine sottilissime che tu abbini il più delle volte anche una presa del maiale della razza alentejana, e quindi è allevato all'aria aperta, quindi è tutto un gusto particolare. E lo accompagna anche molto, in questo caso andiamo a Rio Maraviglia perché di là è solo birra, con vino rosso, che è sempre il Borba, che io adoro, ed è sempre dall'Alentejo.
e quindi poi andiamo sui titoli, andiamo sul i gamberi col fritti con l'aglio, e quindi si fanno anche provare ad esempio le vari oli d'oliva extravergini che ci sono qua, da vari sapori di varie regioni del Portogallo, dando tipo il fin simoni, la famosa, anche non so, le secchini con i grissini, non solo i grissini ma anche non so le verdure, le bacchettine non so di carota, le condite ci stai facendo fame, Barbara, non vale, stiamo non svenendo, vale. Barbara esatto, stiamo svenendo, no, non va bene, non va bene, tregua, allora, per favore, tregua. Ci devi abbinare un libro, allora, ti prego. Ma per il libro dopo te lo dico. Comunque, qui in Portogallo esiste una cosa, poi ne possiamo parlare meglio, che è il lunch ajantarado. Cos'è il lunch ajantarado? Sarebbe merenda cenata, traducendo letteralmente. Merenda, tu cominci a mangiare alle 5 e non la smetti più, ma è solo stuzzichini uno dietro l'altro, è una cosa meravigliosa. E questo un po' perché no, questa ridimmela, perché questa me la devo segnare, e no, perché quando vengo a trovarti, quando vengo a trovarti, mi sa che un paio di arrange, come le dobbiamo fare. Lunch ajantarado, lunch e merenda. Sì. A jantar e cena, a jantarado, merenda, esatto. Ragazzi, che si fa? Un lancio jantarado? Sì, allora sai che resti fuori dalle 5 in poi, dalle 6 in poi sei fuori, basta, non è che andiamo a mangiare una pizza, facciamo un lancio jantarado, cominciamo già a merenda e continuiamo. Bello. E quello è il bello. Mi hai convinto. Quindi, non stop. Esatto. E cosa ti stavo dicendo? Andiamo poi avanti a seconda di quello che uno più piace, tipo cubetti di orecchie di maiale croccanti, piuttosto che sanguinacci rinsaccati. Figurati che ti servono in un piattino di terracotta, il sanguinaccio viene cotto praticamente a fiamma viva, e tu praticamente tu vedi questa cosa davanti a te che prende forma e tu non sai come praticamente da che parte prenderla per riuscire a degustarla. Comunque, vi porterò vino rossi, rosé, vino verde, che poi vino bianco, ma sono tutte molte, tutto accompagnato, non manca niente. Per quello che prima vi sentivo, mangiamo noccioline, vabbè, pistacchi, vabbè, anche qui, ma andiamo a mangiare tutte. Bravo, ma noi volevamo rimanere all'interno di quell'aperitivo veloce che fai di chiacchiera. Ma non c'è, poi, esatto, poi qua abbiamo le olive ascolane che sono meravigliose, abbiamo allora i no. bocconcini di saranno in giro per il mondo, però immagino che anche poi abbiamo questi bocconcini di mozzarella fritti che sono un'altra roba spietata. Poi abbiamo tutte queste cose che sono gli accompagnaggi, li chiamiamo così, che sono le verdure, le melanzane fatte a filetto, c'è il pomodorino secco, c'è visto che abbiamo parlato prima di Versilia, c'è il lardo di Colonnata che smarmellato su della bruschettina diventa una roba pazzesca. Il pomodorino di Pachino. No, nel senso che questa cosa qua veramente adesso ci hai stimolato, e tu oramai hai preso l'impegno, ormai il tuo è diventato più una questione morale che la tua ospitalità noi ci dobbiamo avvalere di questo, di questi tuoi consigli, anche vivendoli. Ma senza dubbio. Cos'è che ci stavi dicendo? No, mi stavo dicendo rispetto a che cosa? Aiutami. Rispetto al libro, adesso abbiamo da legare. Rispetto al libro. Allora, rispetto al libro, quando tu mi hai chiesto, Barbara, porta un libro di qualche cosa, detto, Madonna, un libro che su aperitivi per stuzzicare. Allora, quando tu mi hai detto, in tutti gli aperitivi, qualcosa per stuzzicare, destra e sinistra, a me è venuto in mente, usciamo da Lisbona, vi porterò anche in Algarve, ad Albufeira. C'è una pasticceria fantastica, scrivi Riviera, pasticceria Riviera, Elliot, Riviera, tu entri lì, non ne esci più. Cioè, praticamente io ho provato a lavorare in Algarve a chilometri, 10 km di distanza, era il posto di lavoro, prima di tornare a casa sono andata, al contrario, più di andare là a mangiare qualcosa prima di tornare su a Lisbona. Pasticceria Riviera, c'è di tutto e di più, incluse cose salate, cose non salate, e quindi io ti propongo, non un libro, ma sì, un poema bellissimo, una poesia, Le Golose, che ho trovato, di Guido Gossano. Mi tolgo gli occhiali perché anch'io ormai sono a questi livelli, per uscire a leggere devo togliermi gli occhiali. Aspetta che tiro via, se leggi tiro via la musica, vai. Ti leggo perché a memoria figurati.
Io sono innamorato di tutte le signore che mangiano le paste nelle confetterie. Signore e signorine, le dita senza guanto scelgono la pasta quanto ritornano bambine, perché non le veda volgono le spalle, in fretta sollevano la veletta e divorano la preda. C'è quella che si informa, pensosa della scelta, quella che toglie svelta, ne cura tinta e forma. L'una, pur mentre inghiotte, già pensa al dopo, al poi, e domine vassoi, con le pupille ghiotte. Un'altra, con bell'arte, sugge la punta estrema, in vano che la crema esce dall'altra parte. L'una, senza badare a giovani che ad occhi, divora in pace, gli occhi altra solleva, e pare suga il supremo annunzio, non creme cioccolate, ma super liquefatte parole del D'Annunzio. Fra questi aromi acuti, strani, commissi troppo di cedro, di sciroppo, di creme, di velluti, di essenze parigine, di mammole, di chiome, oh, le signore, come ritornano bambine. Beh, io mi sono riconosciuta molto in questa poesia, ogni volta che entro lì. Tu credimi, è una cosa mi... Ecco, questo non si vede in radio, ma è quello che succede. Aspetta un attimino, Barbara, di chi è la poesia? Di Gozzano, Guido Gozzano, Le Golose. Okay, Le Golose. Anche i nostri ascoltatori, allora, possono andare a cercare... Che dire, ragazzi, vabbè, al di là che andremo sicuramente a concretizzare un po' il nostro patto con Barbara a Lisbona, e legata a tutto quello che è l'aspetto culinario e non solo, anche letterario e anche turistico, perché Barbara ci ha fatto veramente un panorama pazzesco di questo posto e perciò andremo noi però vi consigliamo di accogliere anche voi queste proposte, queste provocazioni di Barbara, dove la provocazione maggiore è quella di trovarti sorridendo davanti ad un posto meraviglioso che magari si affaccia sull'oceano e degusti delle pietanze pazzesche con i meravigliosi in buona compagnia. Ma a volte anche da soli, a volte anche da soli. Magari no? Con un libro da soli in riva al mare a Lisbona ci può stare. Adesso venite in mente, da lì poi si può andare giù, si può prendere l'ascensore che ti porta fin su al ponte 25 d'aprile, e da lì a quel punto o ti butti giù o a seconda di quello che hai bevuto. Ok, poi ce lo racconti la prossima allora, volta. Allora, Barbara, sicuramente l'appuntamento è a settimana prossima. Grazie. Ciao. Adesso vado a mangiare qualcosa. Ciao. È un attimo, è proprio un attimo passare da Lisbona a Londra, Elios. Proprio ci vuole proprio un battito di ciglia, direbbe il poeta. Sì. Siamo velocissimi, quattro passi e arriviamo. Quattro passi, siamo già lì. Ciao Anto. Anto, buongiorno a tutti. Stavamo pensando con Elios che è veramente un privilegio avervi, ma soprattutto avere a, come dire, appropriarci un po' di quelle che sono le vostre competenze e avervi come guida in questo momento virtuale, ma poi chissà, in un percorso europeo dove stiamo toccando nelle diverse puntate argomenti dove voi siete veramente all'altezza e sul pezzo per poterci accompagnare nelle vostre meravigliose città. Perciò di questo ti ringraziamo, Anto, è bellissimo. Grazie a voi, comunque è un piacere ascoltare anche i vostri racconti perché mi portano tante memorie anche italiane, quindi è bello ascoltarvi, anche voi portate tantissimo, quindi grazie a tutti. Grazie Antonella. In effetti quello che è successo a me, a Francesco, speriamo che sia successo anche a tutti, a tanti ai nostri ascoltatori, è quello di poi davvero andare a cercare tutte le cose che raccontate, da posti a quartieri, a libri, a iniziative, a festival. E, appunto, spero che questa curiosità sia, ma sono sicuro che questa curiosità sia venuta anche ai nostri ascoltatori. A proposito di questo, ci hanno scritto, Anto, perché vorrebbero che tu ribadissi il posto dei panini, il posto lì nel quartiere ebreo del quartiere ebreo. Sì, dai, ridicelo, perché molti sono interessatissimi a questa tua, io le chiamo provocazioni, ma nel modo più bello della parola, perché sono ai tuoi inviti, dai, lo diciamo bene. Ci puoi ridire
il consiglio della volta scorsa rispetto al, a questo panificio strano che prepara, o questa sì. panineria? Sì, sì, è un panificio perché fanno anche croissant di origine appunto ebrea, eccetera. Quindi si chiama Bagel Bake e si trova in Brick Lane, praticamente è proprio nella strada di Brick Lane, non si perde, anche perché c'è sempre una coda lunghissima fuori da questo panificio. Ma adesso noi diciamo che ci manda Antonella. No, no, lì e ci poi penso. I prezzi sono bassissimi, davvero, cioè non è assolutamente uno di quei posti dove si stende turisti, dai, già la sterlina ha già una qualità. Infatti. Però ve lo consiglio sicuramente. Antonella, partiamo anche con te con questa domanda di rito. Il tuo aperitivo, come dire, indimenticabile. E poi voglio chiederti anche un'altra cosa. Ma tu sei per analcolico o per alcolico rispetto all'aperitivo? L'aperitivo deve essere alcolico. Lo sapevo. Cioè, e io sono sprofondato. Non sono un'alcolizzata. Cioè no, vabbè. Però, un aperitivo proprio deve essere, anche perché io ho sangue piemontese del Monferrato, quindi mio papà produceva vino, mio nonno anche, quindi diciamo che ho l'alcol un po' nelle vene. Non puoi tirarti indietro. Comunque il mio aperitivo, guarda, ne ho due, che uno me l'hai fatto ricordare te, Francesco, parlando della Sicilia, che era in Marzameni, che è un posto in Sicilia bellissimo, e l'altro vicino a Venezia, Lido di Venezia, dove ho una mia carissima amica, e lì ho proprio lo spritz, che io adoro lo spritz, proprio lo spritz veneto, che secondo me è il classico aperitivo italiano. È vero, è vero. E c'era sempre il mare comunque. C'è il mare, che devi fare? Gli aperitivi sono gli scorci, è un po' il senso della bellezza che si esprime nei ricordi. Infatti l'aperitivo lo collega alla persona e al luogo, sono queste le cose, esatto. le tre cose di cui poi alla fine ti ricordi, con chi, dove. Sì, ma Anto, scusa, l'ultima curiosità e poi mi taccio, giuro, mi metto qua in un angolino. Ma l'aperitivo, per come lo intendiamo noi italiani, si replica in giro per il mondo, oppure ogni posto, tipo adesso parliamo di Londra, o a Londra le modalità sono diverse? Ok, allora a Londra è una cosa particolare, perché a Londra bevono tantissimo, però qui c'è più la tradizione del pub, si va a bere, però magari si mangia dopo, cioè la cena o prima o dopo, eccetera. Magari si mangiano le noccioline mentre si beve, o patatine, eccetera, cose molto light così. Ma non c'è, cioè, più diciamo che è un aperitivo un po' diverso, Però adesso va tantissimo di moda anche da noi, come ho sentito anche in Portogallo, questi bar di rooftop, quindi di cacciaceli, tipo lo Shard, sai che ci fai i cacciaceli che sono tutti amici, anche fuori, dove hanno queste terrazzone dove fanno questi drink, ma più che aperitivi si beve, sono bar a tema, ci sono cocktail con frutte diverse, quindi ci sono anche analcolici, Francesco, per te. Il mirtillo, poi lo spritz ogni tanto anch'io, però se becco il bar giusto che ha il mio mirtillo, che non so nemmeno come si dice in inglese, perché blueberry, sì, adesso sì, me lo ricordavo, blueberry, e quando verrò lì chiederò the extract the blueberry. Esatto. Sì, ma che poi fra io, cioè, ti prendo in giro, ma alla fine pure io bevo solo succhi di frutta, giuro. Succhi di frutta e allora, cose così, alcol zero. Anto, dai, raccontaci. Sì, comunque io non vi voglio portare nei soliti pozzi, anche perché anche gli aperitivi italiani, trovi anche i bar italiani che si fanno gli aperitivi italiani, ma io vi voglio portare in una cosa completamente inglese, quindi una tradizione inglese che c'è da tantissimi anni, e ancora dall'epoca vittoriana, infatti era stata creata dalla regina Vittoria, è il tipico afternoon tea, che sarebbe il tè del pomeriggio. Infatti sai, tutti parlano del tè del pomeriggio, a Londra si beve il tè alle 5 del pomeriggio,
Infatti questa è un'usanza che gli inglesi hanno avuto per, diciamo, stoppare il buco della fame che si formava tra il pranzo e la cena, capito? La merenda, però una merenda un po' più, diciamo, stravagante. Stravagante e sociale. E poi l'hanno portata magari anche, sai, nei bar. Qui soprattutto va tanto più negli hotel, un po' di lusso anche, per una cosa molto un po' così particolare. E fanno questi afternoon tea dove si mangia pasticcini di tutti i generi, sandwich imbottiti con tante cose diverse, torte, salate, dolci. E poi si servono dei tè che uno ovviamente può scegliere. Ci sono tantissimi tipi di tè da scegliere, più di 20-30 tipi di tè da scegliere. Con un bicchiere di champagne anche si aggiunge, quindi qui il tocco dell'aperitivo, perché si beve anche dell'alcol in questo. Hai capito questi inglesi ingannano dicendo che beviamo un tè e poi ti trovi uno champagnino. grandi. Una curiosità mia, Antonella, ma vabbè, magari questo è proprio solo uno stereotipo da film che si vedono, quindi l'ora del tè, una cosa molto riservata, molto per pochi magari, ma invece ci sono anche i giovani che fanno appunto l'afternoon tea, oppure ci sembra una cosa molto da circolo letterario, invece non è così. No, assolutamente, anzi va anche con famiglie, ci sono tutte generazioni diverse che lo fanno. Tante volte le persone lo fanno anche magari per festeggiare una celebrazione particolare, un compleanno, un anniversario, okay, o anche per trovarsi con amici, magari così, per chiacchierare, invece di fare il solito di andare al pub, eccetera, fanno queste cose che sono molto tradizionali nella tradizione inglese. E lo consiglio se venite appunto a Londra, perché è una cosa proprio, è un'esperienza da provare, che penso che sia diversa dalle altre. Oramai stiamo creando il diario con Elios, il diario per delle attività che faremo nel nostro primo viaggio insieme, i primi due viaggi insieme, perché nella stessa giornata prenoteremo per Lisbona e per Londra in due weekend diversi, allungandoli, venerdì e lunedì compreso, e assolutamente stiamo appuntando tutti questi meravigliosi consigli, Antonella, anche questo tuo del... era lo leggevo anche in daily, il teen 5, com'è che si chiama il tè delle 5, oltre altri tempi miei, però a me è capitato di venire a Londra e in questo albergo, che non era di lussissimo, era un albergo normale, quello da turismo, da turisti, e alle 5 un pomeriggio ci hanno chiesto se ci potevamo fermare perché volevano farci degustare i loro tè. Ma la cosa meravigliosa è che c'è una ricercatezza legato ai tè, proprio c'è una cosa pazzesca. Io ho visto forse 50 tipi di tè differenti, con le diverse tipi di sfumature legate ai gusti, dal blackberry al limone, all'arancia, con i frutti esotici, con, insomma, tutta una serie di cose, oppure il tè, solo tè, che sia un po' più black, un po' più insomma, fantastico. Questa cosa qua devo dire che ce la siamo portata in Italia, anche noi facciamo, non alle 5, però sicuramente la sera beviamo del tè deteinato, ma quasi tutte le sere, perché è un momento, come dicevi tu, che lega le famiglie. Esatto. E poi devo dirti, adesso non per, però io da quando ho assaggiato il tè inglese faccio davvero fatica a, quando vengo in Italia, a bere tè italiano. Infatti anche mia mamma, mio fratello mi chiedono: ah, portati tè quando arrivi, sì. Perché è un po', come hai detto tu, è molto più ricercato, c'è più proprio una qualità diversa anche di tè, è un momento, come noi col caffè, diciamo, caffè italiano è italiano. Il tè inglese, ma domanda magari un po' difficile, ma da dov'è che il maggiore paese di importazione del tè? Penso sia adesso non voglio magari ignorante. No, io so dall'India, Cina, India.
Sì, sono i due paesi più, però io so che c'è proprio un'organizzazione particolare legata ai tè, nel senso che i produttori inglesi vanno lì in questi posti dove il tè viene veramente buono, hanno proprio tutto un percorso particolare legato alla sia all'aspetto biologico che all'aspetto organolettico. No, c'è una storia dietro pazzesca, prima di prendere quella bustina, e poi loro, mi piaceva anche l'altra cosa, che non tutti utilizzano il sacchettino, quello che abbiamo noi in Italia, ma ci sono, tu puoi scegliere di avere il, io lo chiamo accrocchio, l'accrocchio di ferro, l'infusore che è meraviglioso, e il tè non è a foglia, sono dei piccoli bastoncini. Io sono rimasto allibito, gli inglesi sono number one per questa cosa qua. Tempo deve essere infuso il tè, c'è anche una procedura, c'è tutto, no ma ci ha spiegato tutto, c'è la temperatura giusta, il esatto, periodo di infusione, non esagerare perché rischi di perdere il gusto, parlano di retrogusto, insomma un po' come il nostro caffè, esperti esatto, in tè, sì Roma. Stiamo quasi all'arrivo di questa nostra puntata, abbiamo già sforato, però non ci interessa, perché finché si parla di cose così interessanti, di consigli a chi ci sta ascoltando, noi ci siamo, Antonella. E cosa ci consigli a livello... Da bere, mentre sorseggiamo un tè, che libro possiamo leggere? Cosa ci hai preparato? Ah, io l'ho collegato appunto a uno di questi posti, appunto, che c'è nel centro di Londra, questo grandissimo, questa tea room, che si può chiamare, che si trova all'interno dell'hotel, del Caffè Royal, e questa tea room particolare si chiama The Oscar Wilde Lounge, perché appunto è stata dedicata al grande scrittore inglese, perché era uno dei suoi posti preferiti che frequentava. Tra l'altro c'era tantissima altra gente famosa che frequentava questo posto, da Mick Jagger, David Bowie, tantissima gente famosa inglese. Però appunto io ho scelto Oscar Wilde, un libro di Oscar Wilde che amo particolarmente, anche perché diciamo che mi ha salvato la maturità questo libro, e è il ritratto di Dorian Gray. Quindi vi leggo un paragrafo del libro. Vai. Che secondo me appunto descrive un po' anche l'essenza del libro. Se è un classico, se non l'avete letto, leggetelo, perché secondo me è bellissimo. Io lo rileggo tante volte perché proprio mi piace. Allora, com'è tragico, mormorò Dorian Gray, gli occhi fissi sul suo ritratto. Com'è tragico, io diventerò vecchio, brutto, ripugnante, e questa immagine rimarrà sempre giovane. Giovane quale lo sono in questa giornata di giugno. Oh, se si potesse realizzare il contrario, sempre giovane, e il ritratto diventasse vecchio, per questo darei qualsiasi cosa, darei la cosa più preziosa del mondo, darei anche la mia anima per questo. Quindi... Bello. Finiamo così, con queste parole molto bello. Certo, finire così è meraviglioso, come è direbbe qualcuno. Perciò oggi la puntata la chiudiamo anche insieme alla nostra Antonella, che da Londra ci ha consigliato, ha raccontato dal suo punto di vista l'aperitivo, ma soprattutto ha chiuso questa trasmissione con dei versi bellissimi. E anche sto posto, che io ribadirei, lo direi ancora, questo posto un po' letterario, dove che raccontavi prima, Oscar Wilde, com'è? Si trova al Caffè Royal, che è un albergo, e dentro c'è questo bar che si chiama The Oscar Wilde Lounge. Ok, perfetto. Perciò ragazzi, sì, ci siamo. Sono andato a vedermelo adesso in internet, consiglio anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando di andare a vedere, che è un posto veramente incredibile e stupendo. È una storia, diciamo. Sì. Molto, Elios, ce l'abbiamo il riassunto dei consigli? Allora, abbiamo Antonella, ci ha consigliato
sfiato Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Poi all'inizio della puntata abbiamo consigliato Chi manda le onde di Fabio Genovesi, e non mi ricordo, mannaggia a me, l'autore della poesia Barbara. Giuro che per la prossima volta lo recupero e lo ricordiamo nella prossima puntata. Ok, va bene. Allora, ragazzi, Antonella, oggi hai scelto tu la canzone molto, molto londinese con cui salutarci, quindi te la facciamo annunciare a te, e intanto ti ringraziamo e alla prossima sicuramente. Ok, la canzone è Ed Sheeran and Thorns, Take Me Back to London. Così potete ritornare, va bene? Ciao, ciao Antonella! Ciao Antonella, grazie! Ciao, ciao a tutti, Nata! Con questa meravigliosa base volevamo salutarvi. Ho perso Elio, insomma, spero si riconnetta immediatamente. Una puntata meravigliosa, molte sono le attività che si fanno anche grazie ai libri, questi aperitivi letterari, ne abbiamo parlato, abbiamo messo in campo dei libri che ci hanno un po' raccontato la possibilità di poter stare insieme anche attraverso il libro, facendo degli aperitivi. Io volevo sentire Elios, ecco qua, torna, è tornato. Stavamo salutando Elios. Sì, stavo dicendo, non so se si è sentito o meno, ma a questo punto credo di no, che anche oggi ci siamo portati a casa un sacco di cose, un sacco di consigli per la lettura, un sacco di posti da andare a visitare, dove andare a fare. Io oggi, come tutte le altre volte, mi sono divertito con te a fare questa trasmissione, quindi diamo appuntamento alla prossima. Alla prossima, cioè domani andrà in replica questa puntata, la puntata di oggi, ma vi volevamo anche raccontare che le nostre Biblioboom puntate, un po' all'inglese tradotto, le puntate della nostra trasmissione sono anche su podcast, nel senso che potete riascoltarci, e ci potete riascoltare andando sul sito della radio, perciò dove state ascoltando la musica, e andate, cliccate su repliche e scegliete la trasmissione da riascoltare su tutto il parterre del podcast a disposizione. Perciò Elios, devo dirti che è un privilegio. Diciamo che è Sesto Network. Sesto Network, assolutamente. No, volevo aggiungere a quello che hai detto tu, che appunto la frequenza, come si dice, la web radio. Ci sei? Ci sono, prova, sì, prova. Sì, ci sei. Sì, ci sono. Ok, allora. Quindi, dai, niente, Fra, ho detto tutto. Io stavo dicendo che è stato anche per oggi un privilegio poter condurre con te questa meravigliosa trasmissione, organizzata fino al minimo dettaglio. Lo diciamo sempre che la mente di questa trasmissione sei tu, io sono il manovale che cerca di starti dietro. Perciò grazie per questo invito e la fiducia che mi dai ogni volta nella conduzione di questo programma. Ma diamo l'appuntamento a settimana prossima. Domani. Sì, domani replica e settimana prossima in diretta. Grazie mille, Fra, ti ringrazio anch'io. Ciao! Ciao! Ciao.